Zona Franca si sofferma ancora sui problemi del razzismo. Un servizio realizzato in due puntate. Oggi continuiamo a sentire i pareri dei giovani e degli studenti radunati in Piazza Garibaldi contro tutti i razzismi. Siamo noi, è questa società a deciderlo, è questa società che si deve alzare, è questa società che deve decidere di non discriminare, di essere paritaria, di essere uguale. Ciò che è accaduto a George Floyd ha immediatamente acceso la miccia della rivolta nelle piazze di parecchi paesi, quasi come se questo caso fosse specifico, fosse tanto diverso dalle numerose altre brutalità commesse dalle forze dell'ordine a danno di persone inermi. Ha designato originariamente l'amministrazione pubblica di un territorio, poi il governo di una popolazione, prima di ridursi alla sola sfera dell'ordine pubblico. Lo Stato ha ampiamente abbandonato le prime funzioni per limitarsi principalmente alla terza. Questa tendenza, intesa a mascherare la mancanza di interesse per le questioni di giustizia sociale, ha finito per diventare una linea politica a pieno titolo, la quale crea un esplicito legame tra i due temi, in grado di suscitare ansietà e paure, la diversità e l'insicurezza. La criminalizzazione della vita stessa di persone appartenenti a determinati gruppi è diventata il modo privilegiato di trattare la questione sociale, che il potere ha largamente contribuito a trasformare in questione razziale, assimilando esplicitamente minoranza e disuguaglianza. Il 40% della popolazione carceraria statunitense è afroamericana. Teniamo presente che gli afroamericani rappresentano il 13% della popolazione totale. Non devo distogliere gli occhi, ho capito. In questa maniera le forze dell'ordine, invece di combattere la criminalità, sono un mero strumento della comunicazione governativa, utile a riprodurre il razzismo sistemico. Ed è così che la polizia perde il compito di garante dell'ordine pubblico per assumere quello di garante dell'ordine sociale. Nello specifico si parla di un ordine sociale che traduce in numerose forme di oppressione e discriminazione ai danni di determinati gruppi di persone, non più protette dal diritto.